L'inizio dell'anno scolastico si avvicina e anche Marzano si sta preparando al rientro in classe degli studenti con alcuni lavori di ristrutturazione. Nello specifico, l'avvio della scuola dell'infanzia è fissato per lunedì 7 settembre e all'interno della struttura comunale stanno terminando gli interventi per la realizzazione della quarta aula. Una cosa della quale abbiamo parlato adesso appunto è la scuola dell'infanzia. Lì, siccome le nostre sezioni statali sono quattro, raddoppiano, diventano otto, perché bisogna creare dei gruppi con un numero di bambini limitato, e due sono collocate presso la sede staccata di Torre d'Arese, e qui ne restano sei. Quattro resteranno presso la scuola dell'infanzia propriamente detta, ecco perché stiamo realizzando la quarta aula, e due vengono delocalizzate presso la scuola primaria, sono i bambini di 5 anni, così si abituano, che passeranno appunto alle scuole elementari l'anno prossimo. Però, se non altro, vivono l'esperienza per tutto l'anno scolastico 2020-2021 direttamente presso la scuola primaria. Alla scuola primaria invece sono iniziati gli interventi per la realizzazione delle pensiline e dell'area pedonale per garantire la sicurezza degli accessi. Viene creata sull'ingresso principale, dove c'è la scalinata, una pensilina molto ampia, cioè quindi una tettoia che arriva a sporgere di un bel metro oltre l'ultimo gradino di salita, per cui crea un ambiente favorevole anche nel disagio invernale per accompagnare i bimbi oppure per attendere all'uscita. E poi immediatamente dopo un piazzale di 4 metri per 12 circa, dove non sarà possibile salire con le macchine, perché sarà fatto in autobloccanti. Di conseguenza anche la salita, agli unici che potranno accedere di fianco a questo piazzale, che sono il gruppo mini di scuola bus, sarà fatta in totale sicurezza.